E qui abbiamo il Castellano, quindi un maniero per sognare, c'è un percorso per i bambini, ci sono le fiabe. Ecco, cosa cerca la gente che va in un castello oggi? Ma diciamo che noi abbiamo scoperto che anche l'adulto ha la voglia in certi momenti di tornare bambino. Quindi il nostro è veramente un castello magico che aiuta un po' a tornare indietro nel tempo, sia dal punto di vista della storia, quindi ripercorrere un cammino che porta nel Medioevo, sia nel senso di tornare a sognare. Infatti una cosa molto importante è che la visita al nostro castello non deve dare delle nozioni, deve aiutare a sognare, a vivere un'emozione, a vivere un'avventura. E naturalmente quando si parla di emozioni, di avventure, eccetera, bisogna pensare anche molto alla fantasia creativa dei bambini, i quali venivano al castello a prendersi una visita guidata storica inizialmente e poverini forse non erano molto felici alla fine. Allora per loro abbiamo creato qualche altra cosa, il Parco delle Fiabe. Che cos'è il Parco delle Fiabe? Non è un posto dove si raccontano delle fiabe, è il bosco intorno al castello, ci sono delle capanne in legno, in queste capanne il gruppo, con i bambini in testa e i genitori dietro, incontra, arriva fuori all'improvviso dei personaggi strani. Chi sono? Il Taglialegna, che è un grande lavoratore, infatti lì è addormentato perché frequenta più le taverne che non il bosco dove deve lavorare. Poi che so, il Folletto, il Minatore, tutti personaggi strani che fanno parte un po' del nostro immaginario sull'epoca medievale, che esistevano veramente e che a quell'epoca erano gli emarginati, coloro che non vivevano a corte, non erano i principi, non erano la principessa, però facevano parte della realtà castello. E quindi ha un po' il senso di allargare quello che era l'immagine della vita nel castello. E poi c'è la trattoria di lusso, che è la locanda, chiamiamola così, che è questo albergo. La caverna medievale del castello, se parliamo della parte castello. Sì, perché, come dicevo prima, per noi la storia è essenzialmente emozione e tornare indietro nel tempo, viaggiare nel passato. Allora, che cosa meglio aiuta a sognare questo che un'atmosfera particolare con dei profumi, degli odori particolari? Quindi la cucina deve far parte necessariamente di quello che è la scoperta della storia. E allora abbiamo creato la taverna medievale, un posto dove ci sono degli appuntamenti abbastanza fissi, di solito il sabato sera, si ha il banchetto medievale. Le persone arrivano, non si aspettano minimamente quello che gli capiterà, perché pensano cibi medievali. Vengono presi, incontrano una strana persona, una serva medievale che parla in una lingua dell'epoca, che prima di tutto li accoglie in una sala e li veste. Ecco la sorpresa, loro vengono abbigliati con abiti medievali. Poi entra nella sala pranzo, illuminata a candele, inizia il banchetto. E la cosa particolare che abbiamo proprio voluto creare è che non ci sono i tavoli singoli, i tavolini separati, ci sono delle grandi tavolate come era realmente nella taverna. Questo porta le persone a familiarizzare con persone che non ha mai conosciuto, quindi non solo si fanno nuovi incontri, nuove conoscenze, alla fine è facile che si scambino i telefoni, eccetera, ma si torna veramente alla vita nella taverna medievale, dove il mondo si allarga, dove c'è questo scambio continuo di conoscenze, di sorrisi, di risate, eccetera. In questo straordinario territorio piacentino, terra di castelli, di buon cibo, di buoni vini e di sorprese una dietro l'altra. Thank you.
Castello di Gropparello con Chiara, che è l'organizzatrice di interessanti e anche misteriose serate. Sì, serate a tema, tutte ispirate un po' al Medioevo, che è il nostro contesto di fondo e che è un contesto decisamente molto emozionante. Un Medioevo ampio in realtà, fine Medioevo, primi Rinascimento anche. Praticamente tutto ciò che incuriosisce da sempre, che costituisce quasi un elemento archetipico della nostra cultura e che inevitabilmente emoziona. Ecco, io dicevo inquietanti anche perché qui c'è un fantasma che ogni tanto si è fatto vedere veramente, fa dei rumori e la gente ama anche i fantasmi perché quasi li adotta, no? In un certo senso. Sì, sono elementi che anche questi incuriosiscono molto e che in qualche modo creano delle suggestioni, fanno capire che non finisce tutto qua, che non si ferma tutto quello che noi possiamo percepire con i sensi. E quindi insomma, e poi ovviamente ci riportano a mondi lontani, ad altre epoche, e quindi sì, sono delle cose. Che tipo di feste vengono organizzate al Castello di Gropparello? Allora, sono tutti banchetti in costume, quindi cene con menù medievali, un po' rivisti, un po' reinterpretati, un po' riadattati, e con questo contorno, chiamiamolo di animazione, però in realtà è a metà fra una specie di teatro e un'animazione più interattiva che coinvolge le persone. Tra l'altro il castello è molto antico, abbiamo trovato addirittura un altare celtico, qui si parla di migliaia di anni. Esatto, un altare celtico, i resti di un castrum romano e poi dopo tutto l'impianto alto medievale. E che parte da Carlo Magno e che poi dopo con il Rinascimento si sviluppa come un palazzo. Però l'impianto è quello del castello alto medievale, la forma esterna è quella. Le sale dentro poi dopo sono state adattate al gusto del Rinascimento, quindi è stato poi trasformato all'interno in un palazzo. Però la forma è proprio quella del castello antico. Allora, benvenuti alla Taverna Medievale, il menù di oggi sarà il seguente. Primo servizio di credenza, insaccati di porco di varie pezze stagionati e formaggetto di vaccarella al pepe nero. Primo servizio di cucina, maltagliati e porcini. Secondo servizio di cucina, scottiglia di maiale arrostita a fuoco vivace con olive nere e accompagnata da crostagnelli in tingolo. Secondo servizio di credenza, dolci di Matilda e bevande dell'America in tazzina. Thank you.